Dove? Questo è di fronte alla madre. Ah. Ah. Guardi. Interlegno. Quindi per questo ringraziamo Goffredo Bettini, Carlo Forte, tutti coloro i quali stanno dando un apporto assai importante per far vivere questo auditorium anche questa sera con il ricordo appunto a Raffaello Allone. Saverio, prego. Sì, vorrei dire che si ricorda e come lo si ricorda. E questo per me è stasera è un bellissimo ricordo per lui. Grazie. Per lui e per voi. 31 ottobre 2003, pensiero per papà. E cosa ci faccio? Quella nobile verità, quella del tuo sguardo, dove la troverò? E quella tua voce che mi faceva battere il cuore perché non si poteva sbagliare neanche ascoltandola. E quel sapore intenso delle cose non dette che non potrò più dirti. Papà, padre, chiedo al vento di riportarmi quei tuoi pensieri che volavano alti, trasparenti e si tingevano di blu, di rosso, di giallo, di nero e di bianco, di rigore, di lealtà, di poesia, di sorrisi, di stupore. Quel tuo sguardo di mare di sconfinata forza illuminava e scuoteva chi guardavi, quante passeggiate all'alba e le salite in cima, su, in alto dicevi, per vedere le stelle più grandi. E quando seduti a guardare il ripetersi delle onde mi domandai: ma l'amore, l'amore, tutto l'amore, dove va a finire? E qui l'hai lasciato tuo papà e forse per te lo troverò nel mare, nel cielo, nel sole e nella luna, negli occhi di mia madre, dei miei fratelli, tra le stelle lo riconoscerò nei fiori, nei sassi, sulle montagne o tra le nuvole, nel vento. E qui lo terrò con me per sempre. Ciao papà, mi manchi troppo. Il tuo Gelsomino Chietto, come mi chiamano di nuovo. Si vedeva meno del suo sguardo, meno forse delle mani, le cose che guardano le donne forse. E questa è stata una cosa tenerissima, una piccola confidenza anche detta in pubblico che questa sera mi sono permessa di ricordare io. Siamo in ritardo e meglio che guardate il film. Ringrazio ancora tutti, è una preghiera che voglio fare all'assessore. Queste serate bellissime, organizziamole quando
siamo, quando sono in vita gli attori. Grazie. Questa è una cosa molto giusta, però devo dire che io... Etropea è una cittadina aristocratica bloccata su una rupe di fronte al sonante mare. Ripeto l'aggettivo sonante proprio perché a Tropea è curioso, la spiaggia è stato un padre addirittura pelato, un padre molto affezionato e che ogni volta veniva in vacanza ma veniva presso la mia famiglia. Giuseppe, mi racconti? Proveniva da Torino e proveniva dalla squadra giovanile del Torino, che era alla sinistra, e uno dei suoi compagni fu all'Astia, il padre dell'artista. Ho avuto una grande fortuna nella mia vita. Al liceo ho avuto professori come Mario Fubini, Leone Ginsburg,